Presidente Marinelli, intanto è un piacere rivederla. Un dato di fatto, tenere in piedi questo glorioso sodalizio è già un miracolo. Assolutamente sì, noi siamo pronti a ripartire, è veramente un miracolo, però dobbiamo assolutamente vincere questa sfida. Io sono contenta, lo dico da agosto che noi avremmo fatto questo campionato e lo faremo. Sarà una stagione di transizione, potremmo definirla così. Sì, assolutamente sì, è una stagione di transizione, però non possiamo abbandonare completamente la vasca, perché come ti dicevo prima abbiamo bisogno di tenere uniti i ragazzi, soprattutto i giovani, che devono comunque continuare a fare sport in un anno difficile, quindi lo faranno al 50, 30, 40%, però devono continuare. Tutto è legato alla vicenda Le Naiadi. In questo momento la prima squadra e il settore giovanile si allenano qui nell'impianto Nubiana di Pescara soltanto due volte alla settimana, quindi insomma ci sono tante difficoltà, no? Assolutamente sì, vabbè, approfitto comunque per ringraziare l'amico Camillo che ci dà intanto questa possibilità di non stare completamente fermi. Chiaramente qui ci alleniamo di meno, ci alleniamo senza palla, che per un pallanuotista, insomma, soprattutto per un ragazzino è abbastanza difficile. Aspettiamo chiaramente la riapertura delle Naiadi, perché noi la pallanuoto la possiamo fare soltanto alle Naiadi. C'è qualche news in merito oppure? Speriamo di rientrare alle Naiadi, speriamo che la regione, il comune, chiunque possa dare un contributo per la riapertura di una struttura che giustamente è una struttura che non si può tenere solo con gli agonisti se non con l'aiuto di qualcuno, quindi io spero veramente che questo aiuto arrivi e che tutti i ragazzi, non solo di Pescara Pallanuoto, ma tutti gli agonisti nuotatori possano rientrare alle Naiadi. Già, perché chiudiamo dicendo che insomma giocare in casa ad Ancona sarebbe di per sé già un paradosso. Sì, noi abbiamo già fatto i playoff ad Ancona, però un conto è il playoff che arriva un po' a fine campionato, un intero campionato ad Ancona. Ricordiamoci che noi non abbiamo professionisti, abbiamo ragazzi che vanno a scuola, ragazzi che lavorano, spostarsi a Ancona pure per le partite in casa e per gli allenamenti diventerebbe veramente, insomma, abbastanza difficoltoso.